e per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore. Sicuramente un grande applauso va al comune di Orosei. Io faccio complimenti naturalmente al sindaco, ma faccio complimenti all'assessore Francesco Soro, assessore alla cultura, spettacolo e sport, che hanno creduto in un progetto importantissimo che sicuramente darà grande visibilità anche a Orosei. Senz'altro, noi abbiamo sposato subito questo evento, da subito quando siamo arrivati, nonostante consapevoli delle difficoltà che avremmo avuto dal punto di vista economico, che stiamo ovviando con varie vie, sia un po' provincia, un po' regione, contributi comunali, associazioni che le stiamo mettendo a lavorare con un ritorno economico, probabilmente che riusciamo a coprire la spesa senza andare a attaccare più di tanto il bilancio. E noi ci onora questa festa, poi abbiamo visto i numeri precedenti, abbiamo sempre presenziato la manifestazione e abbiamo sposato subito la causa pensando che questa stagione ha bisogno di una smossa, di uno slancio, perché è un po' fermo, è un po' in stallo, non riusciamo a farla decollare, trasporti, crisi, caro, mille problematiche. Abbiamo pensato, con 3 manifestazioni a susseguirsi, Santa Maria, Xterra e subito dopo Voci di Maggio, che deve essere quella più eclatante, dare uno slancio alla stagione, far partire questa stagione e iniziare a far sorridere la gente. Orosei ha una grande potenzialità, Postilletto in provincia inequiparabile, vogliamo contribuire noi come comune, come amministrazione a dare questo slancio e riuscire a far sorridere la gente nel contempo dell'economia. Certo. E questo Gigi lo trasmette alla gente. Sì, grande kermesse quest'anno, cambiando location, quindi ce ne andiamo a Orosei. A parte che abbiamo trovato appunto un comune disponibilissimo e amico, dove ci hanno messo a disposizione tutto. 1° giugno con Let's Go Talent, poi il 2 mattina appunto un convegno sull'ipoterapia al turismo equestre, una cosa che ci sta a cuore comunque, perché l'ipoterapia è una parte fondamentale appunto per il recupero funzionale delle attività motorie, e faremo questo convegno dove poi appunto ci saranno delle partite, delle prove pratiche appunto sul cavallo dei ragazzi diversamente abili, ma anche una sorta di calcio con i ragazzi di Special Olympics, appunto si esibiranno in questa manifestazione. A parte appunto la registrazione di quest'anno del nostro secondo album live, quindi insieme a Vecchino registriamo l'album live, dove andrà appunto CD e DVD. Questo è il 2 giugno. E questo è il 2 giugno, la sera del 2 giugno. Ma poi tante manifestazioni collaterali, tra cui il rodeo appunto con 20 cavallini della Giara. Poi abbiamo la gara di tosatura a cura della Coldiretti. Abbiamo il primo slalom trattoristico, quindi 20 trattori che si esibiranno in profittabilità in gincana, insomma. Manderemo l'operatore sopra il trattore? Non credo che gli convenga, no. E, insomma, tantissime cose. Poi Sagra del Vitello, Sagra del Porcetto, sempre per valorizzare i prodotti locali, e poi una bellissima fiera agroalimentare appunto curata dalla Coldiretti con prodotti agricoli tutti sardi. Amici, bentrovati in questa puntata di Die Pro Die. Quest'oggi parliamo di Orosei, ma parliamo di una grande manifestazione, di una grande kermesse che il comune di Orosei ha organizzato insieme agli Stentales. Voci di Maggio 2012. Voci di Maggio, ne abbiamo già parlato, a Proda per la prima volta sulla costa, esattamente a Orosei. Noi siamo in compagnia di Emanuele Murru, che è l'assessore del turismo, al quale intanto chiediamo un grande impegno da parte dell'amministrazione in occasione di queste grandi giornate di Voci di Maggio. Assolutamente sì, grazie.
Sin dall'inizio abbiamo creduto che questa manifestazione potesse in qualche maniera dare qualcosa di più e che potesse lanciare un messaggio promozionale importante relativamente al fatto che Orosei non è bella solamente insomma nei mesi di luglio ed agosto, ma può essere diciamo una meta per il fine settimana e comunque per una vacanza anche nei mesi diciamo di spalla, di maggio, di aprile, eccetera eccetera. Orosei è una di quelle città, vabbè a parte i 6.500 abitati circa, ma è una di quelle città che ha la grande fortuna, ha lavorato sul fatto insomma di avere tanti posti letto. Non è così ovunque nel resto della Sardegna, credo che su questo vi si debba fare un plauso. Assolutamente sì, Orosei risulta essere diciamo con le nuove province all'interno di tutta la provincia di Nuoro il paese che in assoluto ha più posti letto. Quanti posti letto avete qui? Siamo intorno sull'alberghiero ed extraalberghiero, siamo intorno agli 8.000 posti letto, assolutamente sì. E quindi siamo il primo paese e siamo anche uno dei paesi più importanti su tutto lo scenario regionale relativamente a questa grande fortuna di aver avuto nel corso degli anni imprenditori soprattutto del nostro paese che hanno realizzato strutture che sono importantissime, riconosciute a livello regionale, nazionale e internazionale anche. Orosei, siamo Orosei, dobbiamo parlare anche di Voci di Maggio sicuramente, intanto sai, la dodicesima edizione di Voci di Maggio che approda poi in costa, credo che sia una di quelle cose importanti che fanno sì che il turismo possa godere anche di quelle che sono sonorità, colori, sapori della nostra isola, il grande lavoro della Coldiretti, degli Stentales, di Gigi Sanna, di tutti i pastori che porteranno anche i loro animali qui perché ci sarà il taglio della lana, insomma un grande lavoro per valorizzare quelle che sono i prodotti del nostro territorio. Assolutamente sì, un punto di contatto fondamentale per far capire quanto insomma la Sardegna nel suo complesso sia diciamo una meta importante, una meta bella dove diciamo siamo riconosciuti dappertutto sulla nostra ospitalità per quanto riguarda i nostri prodotti, quindi diciamo questa manifestazione serve proprio per far conoscere la vera Sardegna, la autentica Sardegna alle persone che vengono qua insomma da tutta Europa. Questa manifestazione ha avuto anche diciamo, il merito sia di portare artisti nazionali, regionali, ma soprattutto diciamo, quello che riguarda diciamo, la nostra identità delle manifestazioni, penso a quella che ci sarà questo pomeriggio relativamente alla tosatura delle pecore, quindi dare veramente la percezione di quello che è diciamo, la Sardegna autentica e il lavoro dei pastori e il lavoro insomma, di tutte le cose che vengono fatte all'interno della Sardegna ogni giorno. Pastori che ultimamente insomma, tanto si lamentano per le problematiche in relazione al fatto che il latte insomma, non è pagato abbastanza, eccetera, 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 ma il turismo in questo caso credo che sia il punto veramente di riferimento per questo territorio. Assessore, mentre noi parliamo stiamo anche ammirando questa località, questo territorio, stiamo ammirando le bellissime spiagge di Orosei, le faccio una domanda che vuole essere anche un po' polemica forse, si parla delle problematiche in riferimento ai pastori certo, ma anche le grandi problematiche per i trasporti, molti dicono cavolo andare in Sardegna ci costa troppi soldi, certo che ora con questa flotta sarda magari si cerca un po' di ribilanciare il tutto, ma lei che ne pensa? Relativamente a questo effettivamente c'è un grosso problema. La Sardegna ormai diventa, in uno scenario più ampio del Mediterraneo, diventa una meta che risente molto di queste, diciamo, di questo problema dei trasporti. La Sardegna, l'assessorato al turismo della regione Sardegna con l'assessorato ai trasporti, già l'anno scorso hanno dato un segnale importante che può essere ovviamente diciamo, perfettibile, ma che poi ha dato un sostegno diciamo, visibile, importante, perché la Sardegna comunque è vero che le presenze sono aumentate per esempio per quanto riguarda gli aeroporti, però tantissime persone hanno il diritto
oltre che magari il piacere di venire con la propria macchina, quindi questa è, diciamo, una continuità territoriale che deve essere garantita assolutamente. Io spero, perché abbiamo, diciamo, notizie di questo, che gli assessorati regionali stanno lavorando molto assiduamente su questo, la flotta sarda, quest'anno ce ne sarà un'altra, con la speranza che, diciamo, la possibilità di controllare i prezzi, che non siano, diciamo, esagerati, possa in qualche maniera limitare il danno. Intanto lo ricordiamo, siamo a Orosei in occasione Voci di Maggio 2012, che ripetiamo approdata qui in costa, una cosa spettacolare, bellissima, tantissimi ospiti nazionali e locali naturalmente della nostra isola, tanti nomi importanti, ma soprattutto il grande lavoro della Coldiretti, il grande lavoro di un'amministrazione che ha voluto sottolineare quelli che sono i colori, i sapori, anche le sonorità di un'isola che sta soffrendo anche per via della crisi, ma che vuole tirarsi su come? Per l'appunto, presentandosi con queste grandi manifestazioni. Parliamo di progettualità, le progettualità del comune di Orosei, di questa amministrazione che tanto sta facendo perché ci si risolvano proprio i problemi relativi a questa crisi che ha messo in ginocchio tutta la nazione Italia. Assolutamente sì, e su questo dobbiamo in qualche maniera fare quadrato, insomma, con le varie amministrazioni pubbliche e soprattutto con un occhio di riguardo al coinvolgimento da parte dei privati. Io credo che non sia possibile pensare uno sviluppo diciamo programmatico importante con diciamo strade distinte tra quello che è, diciamo, il percorso di un'amministrazione e quello che è il percorso giornaliero delle imprese. Quindi trovare un punto d'incontro per fare quadrato assieme in maniera tale che ci sia una sinergia tra pubblico e privato. Io credo che questa sia una scelta che stiamo cercando di fare. Gli imprenditori locali hanno dato da dei segnali importanti relativamente a questa possibilità. Ora vediamo di completare questo iter in maniera tale che siamo assieme per poter affrontare, diciamo, questi anni che sono un pochettino particolari e poter aspirare a un futuro sicuramente migliore a livello di innalzamento di servizi, di qualità e di quant'altro. Una progettualità quindi pragmatica, importante e faticosa. Il prossimo futuro come vede Orosei? Il prossimo futuro, io credo che l'amministrazione abbia messo in cantiere due importanti opere pubbliche che sono, diciamo, a livello sistematico, che dovrebbero cercare di dare un più ampio respiro. Parlo ad esempio del porto. Abbiamo da poco, diciamo, bandito il bando per poter andare alla progettazione preliminare, successivamente poi a quella definitiva ed esecutiva, per un importante tassello. Soprattutto in un'ottica di aumentare quelli che sono i mesi di spalla, in maniera tale da poter aumentare quelle che sono le presenze annuali, cercando di intervenire su una struttura che tante volte si è detta che doveva arrivare ad Orosei, ma che ancora non è arrivata e che questa amministrazione crede tantissimo. Quindi, diciamo, aumentare, riqualificando quelle che sono le bocche a mare, per poter fare in modo che ci sia anche un'attività diportistica, di turismo nautico, che è importantissimo. Procurare, moderare, parole, satira mia, casino, provvida mia, toda desape in terra. Procurare, satira mia, procurare, moderare, barone da tirannia, procura di moderare, se no per vita mia ti riporto coi piedi a terra. Dichiarata è la guerra contro la prepotenza, incomincia la pazienza nel popolo a mancare. State attenti che si accende contro di voi un fuoco, guardate che non è un gioco, sta iniziando.
grazie. È un onore. Abbiamo avuto, credo, i grandi artisti della nostra nazione. Eugenio Finardi. Tonino Pariziutti, ma soprattutto gli amici del folklore, coro che ormai penso facciano parte di diritto anche a Voci di Maggio. Ricordiamo intanto ben trovato Tonino, siamo alla conferenza stampa di Voci di Maggio 2012, ricordiamo che quest'anno saremo Rosei, sarà sicuramente una grande manifestazione. Raccontami un po' come vivrete queste altre giornate di Voci di Maggio. Beh, hai detto bene che ormai per noi è una tradizione consolidata la nostra partecipazione a questa manifestazione. A parte l'amicizia di lunga durata con Gigi, ormai diciamo che facciamo parte integrante di tutta la manifestazione. Quest'anno poi oltretutto riusciamo a portare questa bellissima giornata che di solito si svolgeva a Nuoro vicino al mare, insomma. Cercheremo anche di portare la nostra gioia, i nostri canti, la nostra festa insieme a Gigi, anche speriamo a tutti i turisti che in questo periodo già stanno affollando Orosei e i paesi vicini. Come ti sembra, Tonino, comunque anche il cast organizzato quest'anno, io dico chiaramente magistralmente da Gigi Sanna, ma a te come sembra questo cast, quest'idea comunque di unire le sonorità della nostra isola poi con questi artisti nazionali che io direi in qualche modo fanno comunque la differenza e la faranno anche in questa occasione? Certo, ma ti devo dire una cosa, per noi è sempre stata una soddisfazione. È un orgoglio che Gigi sia riuscito a far conoscere la nostra musica anche in una manifestazione dove ovviamente le motivazioni principali vengono date da questi grandi personaggi che arrivano dalla penisola. E la nostra soddisfazione ancora più grande è che questi personaggi stanno iniziando anche ad avere un bellissimo feeling con la nostra musica. Ecco, questo è uno dei motivi che ci rende orgogliosi e che sicuramente rende orgoglioso Gigi per tutto quello che sta facendo in questa manifestazione. Beh, un Sanremo vinto lo scorso anno di, com'è si chiama quel cantante? Vecchioni. Roberto Vecchioni. E poi un Sanremo, il ritorno a un Sanremo di quest'altro cantante che si chiama? Finardi. Sì, bravo, bravo, scusami. La festa del Sanremo delle scusami, vecchie guardie. Si vede che c'è un po' di caldo, sto scherzando. È la festa delle vecchie guardie in qualche modo, della musicalità italiana riproposta poi anche a Voci di Maggio. Io guarda, ti dico, vecchie guardie, però sono guardie che alle spalle ce le hanno belle grosse, perché sono due personaggi che sicuramente riusciranno ad attirare a Orosei il loro pubblico, ma io penso anche pubblico che non li conoscono direttamente, che però sicuramente hanno capito che di che pasta sono fatti. Si troveranno sicuramente a casa. Noi Tonino ti ringraziamo, saluta tutti gli altri amici degli amici del folklore, un po' un giro di parole e un saluto naturalmente anche a Col Diritti, visto che tu ne fai parte, insomma, con grande lavoro cerchi sempre di far conoscere sempre di più i prodotti della nostra isola. Ti ringrazio, cioè, per questa anche per questa doppia veste, insomma, io non lo volevo dire, insomma, sono qua in rappresentanza degli amici del folklore, però mi fa onore anche far parte della grande famiglia della Col Diritti. Di questo tour de force di Voci di Maggio, beh, non poteva sicuramente mancare il direttore regionale della Col Diritti. Insomma, la Col Diritti sembra presente a Voci di Maggio. Beh, una kermesse importantissima, bella. Noi quest'anno l'abbiamo ravvivata non solo con la tosatura delle pecore per raccontare alla gente la tosatura tradizionale, abbiamo aggiunto una chicca tutta nuova per noi, anche per noi nuova. Devo dire la verità, i trattori. La gincana trattoristica, che è stata una sorpresa, è piaciuta molto agli abitanti e a tutti i turisti che erano presenti, ma soprattutto credo sia piaciuta molto agli imprenditori agricoli che hanno partecipato. È stata una cosa curiosa, si sono divertiti tanto. A un certo punto, devo dire la verità, dopo non riuscivano neanche più a fermarsi. Credo che le immagini potranno testimoniare tutto questo, insomma, perché li abbiamo lasciati scarrozzare con i loro trattori, trasformando quello che è un grande strumento di lavoro e di sacrificio per loro anche in un momento di divertimento. Questo è per raccontare chiaramente un'agricoltura diversa, un'agricoltura che con grandi sacrifici sta in Sardegna,
ma cerca anche in qualche modo di far capire che dietro l'agricoltura ci si può anche divertire e star bene, insomma c'è una soddisfazione nel vivere una vita chiaramente all'aria aperta, con i propri strumenti, e che, perché no, anche quella di non avere capi sopra di sé, insomma. Assolutamente. Si è parlato tantissimo anche con l'assessore di Orosei di quanto sia importante questo territorio per tutta l'isola. Credo che questa manifestazione Voci di Maggio abbia dato quell'input in più affinché, insomma, anche oltre mare si conoscano meglio i prodotti della nostra isola. Allora, io credo che Voci di Maggio meritasse una grande piazza e che Orosei fosse una piazza per Voci di Maggio, per cui io credo che ci sia stato un abbonamento perfetto. Intanto la grande capacità di attrazione turistica che hanno avuto e hanno e credo che avranno a Orosei, proprio nel modo di gestire i turisti, nel modo di portare avanti questa grande cultura di accoglienza che fa la Sardegna, con grande rispetto alla tradizione, una cosa che a noi piace molto, cioè poter vedere che anche rispetto, chiaramente, a un mondo diverso della Costa Smeralda, dove magari uno si sente poco in Sardegna, dentro Orosei uno sente la Sardegna, la sente nel parlare, la sente nel linguaggio degli abitanti di Orosei, ma la sente soprattutto anche in quello che mangia, ma anche nella grande cultura che riusciamo a trasferire. Io credo che Voci di Maggio, che è un grande strumento attraverso cui si fa e si trasmette cultura, non potesse scegliere location migliore. Io spero per l'anno prossimo che si continui con questa scelta. Tanti giorni di spettacolo, di attrazioni anche culinarie del nostro territorio, ma noi siamo in quest'ultima giornata di Voci di Maggio dove praticamente è passato tutto, compreso lo spettacolo. Com'è cambiato, secondo lei, direttore, questa stagione di Voci di Maggio? Tanti personaggi nazionali, un grande afflusso anche da parte del pubblico, è un po' un allontanarsi da quella che è l'origine poi di Voci di Maggio. Ma certo, diciamo, tante edizioni fatte a Nuoro chiaramente facevano pensare che questa edizione poteva in qualche modo essere un'edizione strana, una stagione fuori campo. In realtà io credo che la Sardegna sia il luogo più ospitale dappertutto, ma quindi anche Orosei, per Voci di Maggio. Cioè Voci di Maggio è una kermesse musicale ma anche culturale, dove si racconta la Sardegna, si raccontano le tradizioni, si fa musica sarda e cultura sarda, ma si ospitano anche grandi personaggi nazionali. Io credo che questo binomio di vecchioni vestito da sardo, dei mamutones che salgono sul palco, raccontati a un pubblico giovane, io credo ci sia qualcosa di nuovo. Cioè, è inutile che noi ci raccontiamo, o meglio, non è inutile, è certamente importante raccontarsi attraverso la cavalcata, attraverso quelle che sono le edizioni storiche, però io credo che i giovani vogliono imparare anche col linguaggio dei giovani, e perché no cominciare a conoscere la cultura dei mamutones attraverso Voci di Maggio. Ascolto musica e vedo questa grande esibizione che in realtà se io avessi visto in altri momenti può far pensare a uno studio che si fa dietro i libri di storia. In realtà, raccontata in questo modo, forse riesce a avvicinare con un linguaggio nuovo. Noi vogliamo che si possa investire su questo, non è una falsa cultura, è un modo di approcciarsi nuovo alla cultura. Io spero che queste edizioni possano in qualche modo far sì che i giovani che non conoscono la cultura sarda, le nostre tradizioni, possano prendere un libro, aprirlo e magari capire che cos'è un mamutones, che cos'è un vestito sardo, che cosa c'è dietro le produzioni, dietro la cultura sarda. Siamo in compagnia di Lodo Cristiano. Da dove arrivi? Da Orosei, da Orosei. Tempi previsti? Tempi previsti, mi sa che sono ultimo, ho buttato giù un paio di paletti, è andata, diciamo, è andata bene, ci siamo divertiti. Meglio arare che fare la gara. Diciamo. Meglio arare che fare la gara, sì, è proprio così. Eccolo qua, il vero pilota, Marco Mesissa. Da dove arrivi, Marco? La gara col da Orosei. Da Orosei. E da quanti anni corri ormai? Veramente
Abbiamo avuto il tempo maggiore. Da piccolo, piccolo. Anche al bambino. No, è un annetto. Mi sa che siamo arrivati giusti, ci stanno suonando i trattori. Però parliamo un attimo anche con papà. Allora, papà, com'è andata sta gara? Bene. Divertente? Sì, rispetto al lavoro di tutti i giorni. Ma lo faccio per hobby. Per hobby, sì. Il lavoro invece? No, hobby il lavoro. Ah, quindi lavori per hobby e corri, per professione. Quindi non è nemmeno il mio trattore, quindi alla fine. Senti, com'è andata? Il bambino si è divertito? Sì, una giornata bella per tutti. Pensi che il pubblico abbia risposto a queste cose? Sì. Va bene, ogni tanto una giornata così. Ok, allora permette il tempo, lo permette la gente, quindi. Facciamo così, vediamoci il piccolino Nazione che era lì sul trattore che girava come un matto. Noi, come sapete, facciamo sempre la gara di tosatura, che è una cosa che tradizionalmente abbiamo e che ha dato grandi risultati in termini non solo culturali ma anche economici, perché dopo tanti anni siamo riusciti a far muovere il mercato della lana. Oggi abbiamo presentato una cosa per tutta la popolazione per far vedere che l'agricoltura è sacrificio, è fatica, è tanta passione, però è anche, perché no, divertimento. E l'abbiamo presentata con la prima gincana trattoristica. Come avete visto, i nostri trattoristi si sono divertiti forse più del pubblico, ma abbiamo divertito il pubblico, abbiamo fatto capire al pubblico che si può investire in agricoltura anche se è un periodo di grandi sacrifici, bisogna crederci, perché in agricoltura sicuramente si disegnerà il futuro del mondo nell'alimentazione. Noi crediamo e vogliamo anche con queste manifestazioni avvicinare il mondo intero, la popolazione turistica che è qua a Orosei, ma anche la popolazione di Orosei stessa, a questa nuova cultura che avvicini la gente alla campagna per poter ritornare anche a lavorare in campagna. E noi questa manifestazione l'abbiamo denominata proprio la formula trattoristica sarda. Sì, esatto. E infatti abbiamo chiesto, no? E ci hanno detto che lavorano per passione. Sì, quindi questo, esatto, è il loro lavoro. Cioè, esatto, alla fine vedete, sopra il trattore c'è fatica, c'è anche pericolo perché sono delle macchine agricole particolari, però c'è tanta passione, come vedete, l'avete vista nei sguardi e anche nella voglia di concorrere per far vedere alla gente quanto molte volte c'è la vicinanza del trattore, così come molte volte c'è la vicinanza dell'uomo al cavallo, no? Siamo legati a quell'animale, oltre che alla bellezza di quell'animale, proprio per tanto lavoro che uno ci fa insieme, e lo stesso col trattore, quindi uno vuole far vedere in qualche modo alla gente che ci si può divertire con una macchina che può essere nemica, chiaramente se non la si usa con attenzione, ma può essere anche, oltre che un grande strumento di lavoro, anche una grande amica. La vedete questa strada? Siamo praticamente fuori da Orosei, oggi è un evento incredibile, tutta questa strada che è lunghissima arriva fino a dentro il paese, si riempirà letteralmente di persone, sono attese più di 20.000 persone, stiamo parlando, amici, di voci di maggio 2012, guardate qua, si svolgono già le prove, tutto un piazzale per questo concerto che vede non solo una grande nottata di musica con ospiti del calibro di Vecchioni, Finardi, Stentales, Carla De Nule, insomma ce ne sono tantissimi altri, ma soprattutto vede protagonista la Sardegna, ma adesso vi spiego bene perché. Però come mai tanti giovani interessati alla tosatura delle pecore? Ma tanti giovani interessati, ahimè dispiace tanto quello che dice lei, mi dispiace contrariarlo perché i giovani, come vede, sono spettatori. Il bello sarebbe essere attuatori. Lichigliavan sulla Cheddu, pro dormire su Manzanu. Sinceramente, oltre a essere giovani,
stanno diventando molto deluso per l'operato dei nostri politici. Sono d'accordo, in che senso? Cosa c'entra la politica in questo caso? La politica, perché siamo abbandonati, perché vedo il prezzo del latte, che sicuramente anche voi ne avete sentito parlare molte volte, il prezzo del latte, la carne, la stessa lana che stanno dicendo i rappresentanti della Coldiretti. Non ci paga non ci paga più la spesa. Ma come fanno a non capire che così si rovina l'economia del nostro paese? Vai tu a farle capire a chi di competenza. È inutile dire che io modestamente mi sono trovato molte volte a dirla a questi signori politici e niente, ci dicono di sì a quando sono in presenza nostra, poi quando sono nelle varie stanze dei bottoni si comportano come... non rispondono e di conseguenza i giovani, manca a farla apposta, se ne vanno altrove, cercano fortuna altrove, cercano di lavorare in altre situazioni e la pastorizia la stanno abbandonando. Ma colpa sicuramente, è un mestiere, se vogliamo, da onorare, da rispettare, però niente, non è riconosciuto. Come mai una giovanissima interessata alla tosatura delle pecore? Non lo so. Non l'hai mai vista? Non l'avevo mai vista. Signora, l'aveva mai vista lei la tosatura delle pecore? Sì, 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 l'ho vista. Ma in cosa consiste la gara? No, proprio questa gara non l'ho mai vista, io ho partecipato da piccola alla tosatura che si faceva tradizionalmente negli ovili. Ah, lei l'ha proprio vissuta dal vivo? Certo, io sono di vecchia generazione, per cui... I giovani invece, è importante quindi che ci siano questi eventi per far capire ai giovani cosa si faceva prima, sì. È parte della nostra... Anche oggi, perché comunque si fa ancora la tosatura negli ulivi. A mano così? Beh sì, usano la macchina però adesso, non più la forbice, però insomma... Persi che credevo tutti uguali, i problemi personali e i troppi sé, per sfogarsi se la prendono con me. Sai cosa consiste la gara? Sì. In cosa consiste? Bisogna fare il minor tempo cercando di rispettare l'animale, di prendere l'animale con più lana. Ah, bravo, quindi minor tempo ma rispettando l'animale. Esatto. Come mai delle giovanissime interessate alla tosatura delle pecore? Beh, siamo nel nostro, anche nel nostro paese si fa. I pastori si lamentano che i giovani vogliono fare altro, questo mestiere non lo vogliono più fare. Voi vivete qua? No, noi siamo di Orune. E voi sì, cosa respirate? No, lì anche i ragazzi resiste comunque, ancora. Sì, cioè ancora, aiutano i padri e gli zii, insomma, la famiglia l'aiutano lo stesso. Meno male. La gara secondo te in cosa consiste? Cosa stai guardando in questo momento? Sulla tosatura. E che cosa consiste la gara? Chi finisce prima a tosare la pecora? Yeah. Chi finisce prima ma trattando bene l'animale. Beh, io penso che i giudici valutino anche quello. Sì, anche. Allora, siamo col direttore della Coldiretti Nuoro Ogliastra, che è sicuramente competente più di noi. Noi volevamo capire che cosa sta succedendo in questo momento. Beh, oggi stiamo riproponendo la tosatura tradizionale. Ormai la tosatura viene fatta con le macchinette, quindi questa è un'arte che un po' si è andata a perdere. Ma non credo sia solo per questo, nel senso che è bella la manifestazione per avvicinare anche i giovani a una tradizione così importante, ma voi state sostenendo un'iniziativa molto importante, che è quella legata al prezzo della lana. Sì, beh, noi poi ovviamente sindacalmente stiamo portando avanti una battaglia per far riconoscere agli allevatori un prezzo della lana che sia adeguata. Consideriamo che fino allo scorso anno la lana praticamente era svenduta, avevamo quotazioni intorno ai 50 centesimi, ma avevamo anche quotazioni molto più basse. Cioè non valeva più niente la lana? Non valeva praticamente più niente, anzi per molti allevatori era diventato un impiccio, perché comunque sia si tratta di un rifiuto. Adesso grazie alla nostra iniziativa che abbiamo fatto partire l'anno scorso, agli allevatori viene riconosciuto un prezzo della lana di oltre un euro, quindi una quotazione che assolutamente ha fatto lievitare tutto quanto quello che è il mercato della lana sarda. E quest'anno
stiamo nuovamente ripetendo l'iniziativa con un quantitativo di lana ancora maggiore. Ma sapete cosa vuol dire questo? Che da iniziative come questa è la politica vera. L'economia, se fosse fatto in tanti settori della nostra piccola economia, il nostro PIL crescerebbe e staremmo tutti meglio. Ma assolutamente, noi ad esempio proprio qui in provincia di Nuoro abbiamo fatto un'iniziativa con il latte, dove abbiamo fatto dei prezzi che sono assolutamente di primo ordine. Infatti, rispetto ad una quotazione della scorsa annata caseare di 60-65 centesimi, noi siamo riusciti a spuntare in molti casi un prezzo di 75 centesimi. Quindi, e questo ha fatto da traino per tutto il mercato lattiero caseario isolano, e questi dati li certifica la ORE, che è un istituto regionale che quindi assolutamente è terzo rispetto a quelle che sono le quotazioni regionali. Questo è il significato, loro possono far sentire a volte la loro voce perché sono in tanti, quindi anche in altri settori dell'economia il suggerimento, il futuro è quello di unirsi e fare corpo unico, se no non abbiamo voce. Beh, sicuramente questo è importante, perché il settore turistico potrebbe essere un importante volano per diffondere le nostre produzioni. Infatti oggi dispiace che molti villaggi ad esempio non vadano ad utilizzare prodotti locali, e noi su questo ci stiamo sicuramente battendo, nel far conoscere le produzioni isolane attraverso i mercati di Campagna Amica. Oggi qui abbiamo alcuni produttori, ci stiamo battendo per far entrare i prodotti isolani nelle mense scolastiche. Quindi sono tutte battaglie che sono volte a valorizzare il settore agricolo, perché la Sardegna è fatta soprattutto di agricoltura. Un conto molto approssimativo, fatto non certamente da me ma degli studiosi, dimostra che con le persone che normalmente consumano, se tutti noi potessimo comprassimo nei supermercati i prodotti sardi, il nostro PIL crescerebbe di 1 miliardo. Noi siamo grossi importatori di cibo, purtroppo non consumiamo il nostro cibo. Esatto, questo è un paradosso, ma è un paradosso perché molte volte anche le etichettature dei prodotti non sono chiare. Quando noi andiamo a comprare ad esempio una bottiglia di olio che richiama un nome italiano, poi andiamo a vedere che in piccolo c'è scritto che è fatta di oli extracomunitari, quindi c'è anche un inganno per il consumatore rispetto all'etichettatura. Signori, signore, Roberto Vecchioni. Bambino, bellele, bambino, bellele, bambino, bellele, bambino, bambino, bambino. Non fa paura quando credi o non credi. Quando è un attimo che credi in Dio, è un attimo che non ci credi più. Non fa paura. Parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogni, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo,
sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.